In questo momento, come ho spiegato all'inizio del tutorial, tra l'altro scusate, ho scordato di dire come sempre che il link per andare a scaricare il programma lo metterò nella descrizione del video nel mio canale YouTube, quindi potrete cliccare direttamente da lì. Piccola parentesi chiusa. Ecco, allora, finestra TeamViewer, vediamo un attimino di analizzarla velocemente nella barra di stato, quindi qui in basso. Da entrambe le parti, come potete vedere, c'è un pallino verde o semaforino verde che sta a indicare tutto ok, tutto a posto, il messaggio pronto alla connessione e tra parentesi, molto importante, connessione sicura. Quindi da questo sappiamo che quando fra i due PC sarà instaurato il canale di connessione con TeamViewer, sarà un canale sicuro, il che è molto importante per il passaggio dei nostri dati in modo sicuro. Poi andiamo un attimino più in alto e vediamo qui nella parte sinistra, scusate, della finestra, sotto il paragrafo attendere la sessione, qua ci sono due campi a sfondo blu-azzurro, il primo dei quali è l'ID del PC sul quale TeamViewer è installato, ovvero ad ogni volta che si installa un pacchetto su un PC differente, cioè il pacchetto di TeamViewer, una volta che è installato viene creato questo ID che è univoco per ogni PC. Quindi il mio PC simulato in VirtualBox ha questo codice 534689851. Il mio PC vero, diciamo, ha un altro ID 486141883. E ovviamente questo è univoco. Univoco perché ovviamente collegando due PC deve esserci questa chiave univoca che dice ok, proprio quel PC è l'unico nel mondo con questo ID e vado sul sicuro, mi connetto con quello. Sotto l'altro campetto blu è la password, invece questo è un codice che cambia ad ogni avvio del programma, mentre l'ID è fisso per ogni installazione, quindi non cambia più, la password cambia ad ogni avvio. E entrambe queste informazioni servono all'altro PC per potersi connettere a questo PC e viceversa. Nella parte destra abbiamo invece i campi necessari ad impostare i dati che abbiamo sulla sinistra, ma dell'altro PC in modo da connetterci. Diciamo che è più complicato da spiegare a voce che a far mostrarlo, e quindi procedo a creare una connessione fra i due PC. Diciamo che una situazione classica è che abbiamo una persona che ha bisogno, per esempio, di aiuto perché non sa come fare qualcosa col suo PC, e allora noi gli possiamo dare questo aiuto connettendoci al suo PC, controllando il suo desktop per il tempo necessario e mostrandogli come si fa quel tal attività che non è in grado di fare. Quindi, ripeto, simulo che il mio PC, il PC principale, con il quale mi voglio connettere al PC nella VirtualBox perché ha bisogno di aiuto, diciamo così. Diciamo, il PC nella VirtualBox può essere in qualsiasi parte del mondo, ma c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, mi chiama, mi scrive un'email con il suo ID e la sua password e mi dice ok, connettiti al mio PC e puoi darmi le spiegazioni che ho bisogno. Va bene, allora io ottengo questo codice ID e questa password e li scrivo qui nella parte destra della mia finestra, quindi il 534 689 851. Poi faccio semplicemente collegamento con l'interlocutore e dopo un attimino esce la finestra che mi chiede la password. Nel frattempo, nella barra di stato in basso, il semaforino non è più verde, ma è diventato arancione e è cambiato anche il messaggio. Autenticazione in corso. Stessa cosa sta capitando sul PC remoto, in attesa di autenticazione è giallino perché sta aspettando che io immetta la password. Allora, la password è 6545, vedete qui, quindi io metto 6545 e poi connessione. A questo punto vedete cosa è successo, che il
PC remoto, ovvero quello che è distante da me, che stiamo simulando che sia distante da me, quello in VirtualBox, si è messo a icona il programma TeamViewer ed è apparso questa finestrella di TeamViewer legata al fondo del desktop, dove fa vedere il codice ID del mio PC dal quale mi sono collegato, e quindi gli dice al PC remoto: guarda che questo ID è quello che in questo momento ti sta controllando il desktop. Da mia parte ho il mio TeamViewer che è andato pure a icona, ma però è apparsa un'altra finestra più grande che replica perfettamente il desktop remoto. Quindi facciamo conto che il PC nella VirtualBox è in qualsiasi parte del mondo, mentre io qui sto vedendo il suo desktop sul mio PC qui a casa mia. Allora, qui ci sono varie opzioni che si possono impostare, nelle quali però direi che solitamente non c'è bisogno di toccare nulla. Perché le impostazioni di default per difetto, tipo selezioni automatiche, delle varie ottimizzazioni, sono già impostate in modo che funzionino al meglio. Allora, a questo punto praticamente la dimostrazione è fatta, nel senso che se faccio un clic di qua appare anche di là. Ecco, forse posso magari, ecco, tirare un attimino più in là la finestra. Quindi vedete, sto aprendo il menu e si replica sul desktop remoto. Vedete anche come è veloce a rispondere. E questo non è veloce solo perché sono sulla stessa macchina che sto simulando la connessione remota, ma anche ho provato anche effettivamente fra due PC fisicamente distanti, effettivi, e non è tanto meno veloce, quindi è veramente ottimizzato il canale di connessione, di trasmissione delle immagini del testo. Sì, c'è un refresh molto, molto, molto efficace, molto efficiente. Ecco, vedete che qualsiasi cosa io faccia viene ovviamente replicato, perché è come se fossi direttamente sul desktop della VirtualBox. Quindi posso aprire anche la banale calcolatrice, fare qualcosa. Vedete che si replica tale quale. Stessa cosa, ovviamente, se io agisco sul PC effettivo, quello della VirtualBox, ovviamente tutto si replica da me. È speculare la cosa, ovviamente, come qualsiasi controllo remoto. Ecco, quindi questa veramente TeamViewer, devo dire che oltre ad essere multipiattaforma, quindi nella mia VirtualBox potrebbe esserci, che so, ipoteticamente un PC Windows, Mac della Apple, un altro Linux come in questo caso, e TeamViewer funziona tranquillamente. Non c'è da preoccuparsi né di router né di porte, niente, né di firewall, perché lui si crea il suo canale sicuro e va da sé. Avendo TeamViewer dalle due parti, il canale è creato e siamo a posto. Un'ultima cosa che volevo farvi vedere è il trasferimento di file, che è una possibilità, diciamo un'opzione in più, che permette fra i due PC di passarsi dei file. Ecco, io l'ho aperto, diciamo, dalla mia parte sul PC principale, e me lo fa vedere come computer locale sulla sinistra, mentre il computer remoto è sulla destra. Ecco, la cartella è la scaricati, e possiamo vedere la scaricati remota qui. Ecco, la tolgo dall'icona. Ecco, la scaricati remota contiene questi due file che mi ritrovo qui, ovviamente, e parallelamente la scaricati da me ha dentro questi file. Naturalmente posso cambiare, navigare fra le cartelle e posizionarmi in un'altra cartella. E poi quello che volevo mostrare appunto è che io posso passare dal mio PC verso il remoto un file, oppure anche al contrario. In questo caso, diciamo che solo per dimostrazione, passo questo file nella cartella scaricati dal mio PC verso il PC remoto. Quindi vedremo apparire qui in questa cartella
un terzo file. Allora lo seleziono e poi qui lo seleziono e poi qui premo invio, cioè dal mio computer locale verso il computer remoto. Avessi selezionato dal computer remoto, si sarebbe acceso questo pulsantino con ricevi, perché sto comandando io questa finestra, quindi sul mio PC principale. Quindi per me è un ricevere dal remoto, un inviare dal mio PC. Viceversa sarebbe la stessa cosa dall'altra parte. Allora, primo invio, track in un attimo un piccolo file, quindi ci ha messo anche poco, ed ecco che è apparso il file nell'altro PC che può essere in qualsiasi parte del mondo, quindi il mio contatto avrà ricevuto il file che ci eravamo accordati di fargli ricevere. Si chiude. E voilà, questo era quello che volevo mostrarvi. Qui tiriamo l'icona, facciamo chiudi qui, event log, ecco qui un giornale dei passaggi, dei file, dei trasferimenti, quindi tiene anche una traccia di ciò che è andato avanti e indietro come file, volendo, per avere un riassunto di quello che è stato fatto. Chiudiamo. Ecco, quando il nostro contatto è soddisfatto dell'aiuto che gli abbiamo dato e il controllo remoto del suo desktop non è più necessario, vabbè, ci si saluta, amici come prima, tutto perfetto, e si chiude la sessione premendo questo pulsante con la crocetta rossa, si chiude e voilà. Allora, tutte le volte che si chiude una sessione, siccome TeamViewer ovviamente è un prodotto commerciale, esce la pubblicità, l'invito ad acquistare una licenza, però per uso non commerciale è gratuita. E quindi non stiamo facendo nulla di illegale se non compriamo niente e se usiamo tranquillamente il prodotto installato come vi ho fatto vedere all'inizio del tutorial. Quindi noi che non siamo un'azienda, ma persone private, possiamo usarlo tranquillamente, gratuitamente. D'altra parte c'è scritto proprio licenza gratuita solo per uso non commerciale. Poi menu connessione, esci da TeamViewer e siamo a posto. La stessa cosa succede sul computer remoto, vedete, viene fuori lo stesso messaggio. Licenza, acquista licenza. Possiamo chiudere anche qui e siamo a posto. Canale interrotto, aiuto ricevuto, tutti contenti e TeamViewer, come vedete, è molto 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 semplice, molto pratico da usare. Grazie per l'attenzione, alla prossima.